dal settore chiedono meno burocrazia, meno tassazione. Magari una cabina di regia potrebbe aiutare, da questo punto di vista. Potrebbe aiutare, ma purtroppo abbiamo un governo nefasto. Non ha nemmeno prorogato la cedolare secca per gli affitti commerciali, una tassazione meno esosa per i locali adibiti a negozio, che oggi già vivono una crisi pazzesca per colpa della concorrenza sleale del commercio sulla rete, che non paga tasse e ammazza i negozi. C'è una sorta di patrimoniale sugli immobili che ammonta a circa 22 miliardi. Ora, io credo che tutto questo abbia comportato una svalutazione del patrimonio immobiliare, quindi un impoverimento delle famiglie, perché poi per le famiglie è risparmio, è garanzia di fronte a un mutuo o anche al futuro di una famiglia un bene immobile. E quindi c'è una politica sbagliata in questi ultimi anni di aumento di tasse, anche l'accorpamento IMU-TASI rischia di trasformarsi in un aumento della tassazione reale. Ben vengano le cabine di regia, ma la prima cabina dove bisogna cambiare il pilota, il manovratore, è il governo. E quindi io mi auguro che anche queste elezioni imminenti del 26 di gennaio aiutino a un cambio di governo. Noi dovremmo intanto aiutare anche il mondo delle agenzie immobiliari con una politica fiscale più vantaggiosa e quindi con sistemi di detassazione di alcuni importi fiscali pagati anche dalle attività di compravendita immobiliare per riattivare il mercato e rendere meno penalizzante l'attività degli agenti immobiliari. In generale, noi dobbiamo auspicare una detassazione molto forte delle locazioni commerciali, che oggi cedono il passo, chiudono, non riaprono più, proprio perché c'è la concorrenza sleale del commercio elettronico, invece il governo va nella direzione opposta. E poi una cabina di regia, sì, va bene, ma perché venga ascoltata da un governo. Oggi sugli immobili abbiamo una tassazione enorme, 22 miliardi, quindi questo bisogna fare. E il patrimonio immobiliare ha perso valore, quindi andarlo a mungere in maniera spropositata è ingiusto perché è un valore che si è abbassato anche a causa delle tasse eccessive. Quindi serve un intervento urgente sul versante fiscale per difendere valori che sono anche il risparmio delle famiglie italiane.